Siamo con Giorgio Scroccaro, impiegato tecnico di Superjet e sarebbe la persona che autorizza gli aerei a volare. Ascolta, tu sei qui oggi perché? Per protestare, immagino. Io sono qui oggi per protestare, per farci vedere, perché non è possibile che le 144 famiglie che lavorano in Superjet si siano trovati senza stipendio. Noi non siamo un'azienda politica, non vogliamo entrare nel merito della politica, del perché della guerra. Però con le sanzioni ci troviamo con gli stipendi bloccati. Da quanti anni lavori per Superjet? Io lavoro per Superjet dal 2008. Sono stato uno dei primi assunti in azienda. E adesso cosa farai? Adesso aspetto, spero che la situazione si sblocchi, che gli stipendi si sblocchino, anche se non credo che il futuro sia roseo per noi. Perché è un'azienda che lavora con un prodotto russo, con un aereo russo, credo che non abbia grandissime prospettive. Cosa chiedete al governo? Noi chiediamo al governo di intervenire. Il governo, essendo azionista di maggioranza di Leonardo, che fa parte del 10% di Superjet, noi chiediamo che Leonardo si prenda le sue responsabilità. Noi siamo quasi tutti, o perlomeno una buona parte, ex dipendenti di Leonardo, spostati in Superjet negli anni, quando le cose in Leonardo non andavano benissimo. Leonardo ci ha spostato in Superjet in maniera che di levare insomma un problema da Leonardo, perché Superjet andava bene, Leonardo andava male, mentre adesso che noi andiamo bene è giusto che Leonardo si riassuma le sue responsabilità. Giorgio Malachini, operaio di Superjet, sì. Da quanti anni lavori in questa società? Allora, con la Superjet sono quasi 10 anni, sono all'interno del perimetro di Finmeccanica da 35 anni. Sinceramente trovarmi a 35 anni di anzianità con 60 anni di età in questa situazione è abbastanza pesante e paradossale, sinceramente. Anche perché insomma è il primo stipendio che non arriva, ma le prospettive non sono rosee. Sì, devo dire la verità, questo è il primo stipendio in 35 anni che non vediamo. Anche perché non è un problema assolutamente aziendale, è un problema, come l'abbiamo ribadito tutti noi, tutte le sigle sindacali, è un problema assolutamente politico. Non c'entriamo assolutamente niente in questo caso, noi siamo esterni proprio a tutte queste problematiche, noi abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, l'abbiamo sempre portato avanti. Ci siamo trovati punto in bianco con i conti bloccati per quanto riguarda lo stipendio. Per tutto il resto credo che non ci siano problemi a pagare. Riccardo Micheletto è un impiegato di Superjet da 14 anni, hai famiglia tu? Sì, ho famiglia, ho due bambini, un maschio e una femmina, uno di 12 anni, la bambina a 5 anni va all'asilo. E adesso siete senza stipendio? Adesso sì, siamo senza stipendio, questo mese lo stipendio è stato zero, dovevamo percepire lo stipendio il giorno 27, ma non c'è stato nessun credito, insomma. Come farete? E come faremo? In questo momento la situazione è un po' difficile, cercheremo un po' di tenere duro in qualche maniera. Provvederemo con i sindacati a trovare qualche soluzione, però in questo momento la situazione è molto nebbiosa, molto fumosa, non si capisce molto bene. Lavori solo tu in famiglia o? No, fortunatamente c'è mia moglie che lavora, per cui in questo momento farà lei le veci del capofamiglia, diciamo, e tireremo avanti così, insomma, ecco. Grazie.